su quale pianeta? Bella domanda. Effettivamente, su quale pianeta un anno corrisponde a 20 anni? Poi, ragazzi, mi avete consigliato questa intervista che si chiama Perché sei gay? No, curiosità a sto punto, voglio dire. You are a transgender. What shows that I'm gay? You are a transgender, yes, and your gay rights are Mr. Should I call you Mr.? Pepe Julian Onzima, thank you for coming in. Thank you for good morning. Morning. Why are you gay? Perché sei gay? Come se fosse una cosa che decidi tu. Perché sei gay? Ma poi così, piacere, abbiamo l'ospite Pepe, non ho capito cosa, piacere, perché sei gay? Ma scusa, ma che cazzo? Carlo, grazie per il set, trovi per male, Valentino. Who says I'm gay? You are gay. You are a transgender. Sono gay, tu sei gay. Ma come, scusa. Lo decide lui, l'ha deciso il commentatore, l'ha deciso lui, cioè, tranquillo. Ogni anno, cioè 20 anni, il 25 dicembre le Hawaii festeggiano la festa d'indipendenza dall'Indonesia dell'Ovest, acquisita dopo la guerra civile del sud dello Zimbabwe. Non conosci sto meme? Ti giuro che, allora, l'avevo visto qualche volta, ma avevo visto la sua immagine con scritto delle robe. Cioè, il video, avevo visto la sua immagine con dei meme sotto, ma non avevo visto l'intervista integrale. Mister, should I call you Mister? Pepe Julian Onzima, thank you for coming in. Thank you for good morning. Morning. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Poi è perfetto. Ragazzi, è perfetto. Quel silenzio imbarazzante tra la prima domanda e la seconda. È perfetto, ragazzi. Perché sei gay? Chi ha detto che sono gay? Tu sei gay. Ragazzi, è perfetto, scusate, voglio Julian Onzima, thank you for coming in. Thank you for good morning. Morning. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Ragazzi, è perfetto. You are a transgender. What transgender. You are a transgender, yes, and you're a gay rights activist and an outspoken lesbian? Homosexual? How can I describe you? Stai facendo casino! Commentatore, presentatore, stai facendo casino! Io non ho capito un cazzo di chi è questa persona! Stai facendo un bordello! Omosessuale? Lesbica? Stai facendo casino! Chi è? È un transessuale, omosessuale, lesbica? Cosa? Rais, grazie per la sub, venuto a fare male, Martino! Eteral, grazie per gli 8. His claim is he's biologically fated to be a woman. Kakadichi, what makes him... I'm glad Pepe is back. I'm glad she has got... Can you shake hands before we proceed? Of course. How are you, Pepe? Nsavamo kama amani... Come mi avete detto di vedere il primo minuto, perché il resto non era così interessante. Mi hanno detto, guarda il primo minuto. Passa no... No, kamusavire forward. No. Quindi è questo il livello. Pasta, let's maintain civility on the show. Let's maintain civility. Let's maintain civility. Che ragazzi, dicono tanto di qua, ma in quei paesi lì, ragazzi, bella tosto essere omosessuale in quei paesi, eh. Tostarello, ragazzi, tostarello, ve lo dico.
c'è una chiusura mentale non indifferente. Io da nigeriano sto capendo tutto. Io non ho capito. Scusa, tu che sei nigeriana? Tu che sei nigeriana? Adesso mi devi spiegare una cosa. All'inizio io non ho capito un cazzo. Parlavi inglese, ma che cazzo. Cioè, non ho capito, scusami. Che cazzo. Hanno detto qualcosa su chi era lei? Perché io non ho capito se è un transessuale, omosessuale, lesbica. Io non ho capito un cazzo. Transgender. Io non ho capito niente di chi è questa persona. Comunque, al di là di ciò, bello tostarello. Che cazzo ne so? Cioè, non ti fermare, che fra poco c'è la parte migliore. Ma come, scusa? Shoni, grazie per gli 11, per trovare per amare, palatino. In che senso? Pastor Sempa argues that these are the instruments you use. Uh-huh. These are vegetables. Uh-huh. Yes. Quindi i transessuali controllano la lobby delle banane. come l'ho detto. These are the instruments you use. Uh-huh. These are vegetables. Uh-huh. Yes. Vino. I eat this on my plate. You eat them on your plate. Yes. You don't use them when you're having canon knowledge. Absolutely. Ma che cazzo di intervista è? Ma che cazzo di intervista è? Uno che chiede se si tromba le banane. Ma che cazzo è sta roba? You know, and Sempa should stop misinforming the public. Ah, cazzo una rimba. Scusami, carissima, hai detto che sei nigeriano e capisci tutto. Perdonami, ti chiederò qualche traduzione perché io purtroppo non sono... Paid heavily to promote homosexuality in Uganda. Ma come parlo, scusa? Ecco. What's your reaction? It is not true. Uh-huh. He claims I have a lot of... Scusami, si sta mangiando la banana con la buccia? Sento sgranocchiare. I nigeriani sono strani, lo dico da nigeriano. Mi fido, patato, mi fido. Non avendo mai avuto esperienze, non essendo mai stato in turismo, mi fido, però... Ma poi non è nigeriano, questa è Uganda, non è mica in Nigeria, è in Uganda questa intervista. Money, I'm wearing fancy clothes. Sì, ma non si mangiare la buccia della banana, però, scusi. And all that stuff. I do not even earn the amount of money he thinks. I do not even earn $100. Ma che cazzo è? Ma basta far sti suoni! Or even annually. I do not make the money that he thinks that we make. Okay, a carrot with a banana. And I want this young woman to explain to you. Let's give him a chance. What does she use for sex? What do they use for sex? What? Ma che cazzo? Ragazzi, ma che cazzo sta guardando? Come ci si sintonizza sulla televisione ugandese? No, chiedo scusa, perché a questo punto io me la guardo la sera prima di andare a letto, raga. Io me la guardo la TV ugandese, scusa. Se questa è l'intervista... è trash, ma almeno è trash che fa ridere. Credo sia omofobo. Ma dai! Tu dici? Tu dici che potrebbe essere omofobo, considerando che sta chiedendo alla tipa quale frutto si ficca nel culo? What do you use for sex? As a man, stop this insulting my food. You see, Sempa. They don't smit di insultare il mio cibo. They want to talk about okay, it. Okay, let's hear from him. Mi traducete l'ultimo pezzo? Non ho capito un cazzo. Chi mi traduce l'ultimo pezzo dello sclero? Non ho capito un cazzo, a meno che non siano cose omofobe che il bot vi banna. Chiedo scusa, no, perché... Why don't you respect yourself? No, Sempa? Can you become for now? Ha detto fangula, bant. Buscare in un grazie per il 5, trovare per amare, bantino. Okay, I'll put these ones here to see if she will answer. When you take a man, this is a man's genital, and you insert them into the intestine,
Okay, they put their genitals into the excretory system. Quando metti i genitali nell'intestino, che cazzo? Ma che cazzo di sesso fa lei, mi scusi? Scusi, ma lei come fa sesso, scusi? O ha una stamberga di 57 centimetri, se no non mi spiego come fa a mettere il pene nell'intestino. Cioè, lui non è che tromba, lui ti penetra proprio emorragia interna. This excretory system is not designed to receive. It is only... lascia perdere, che gli uomini hanno il punto G nel culo, lascia stare, vecchio mandrillo. So exit. Cinecenda we bachi kurusanya. Nechiulika, nechitiriko musai. Nechidoka chitambuzo obulwadde. That is for men. For women, what they do is they begin... One, their sexual acts, because she does not have the equipment, eh? They begin to use their lips. So the mouth is used to lick the other person. That's number one. La bocca lecca l'altra persona. Ma che cazzo? Che cazzo? Non ha l'equipaggiamento. Siamo su Fortnite. Non ha l'equipaggiamento. Saibo, grazie per i due metri per male parti. Guarda lo sguardo. It created orogonoria. Many lesbians have orogonorias, orosyphilis. Number two, because they don't have the equipment. Ah, giusto, perché lui se non fa da dietro non fa neanche con la lingua, giustamente. E vicola. They begin to use gadgets like bananas. They use carrots. They use bananas. They use cucumbers and other metallized ones, and they put them inside themselves. Nebita ni kokolachi. Okubata ganya. We are... Ma che cazzo di intervista è? Ma che cos'è questa intervista qua? Ma che cazzo è sta roba? Ma raga, ma oh, ma che cazzo c'è? Ma... Siccome non si ficca nel culo le banane e le carote. Ma che cazzo? È molto esperto lui. Sarà l'esperienza acquisita. Ah, può essere. Magari sai che, come si suol dire, i primi omofobi potrebbero anche essere omosessuali repressi, eh? Quindi mai dire mai, effettivamente. Però... Why don't you fight for heteros as well? What do you mean? Heterosexuals. Cosa vuol dire non combattete per gli etero? Ma come, scusa? Che cazzo? What do you mean? Fight for what do you mean fighting for heterosexuals? For their rights. Yeah, for their rights. They are so... Ma che cazzo vuol dire che non combattete per i diritti degli etero? Ma perché, scusa, gli etero quali diritti non hanno? Scusami. Scusa, Michael, grazie per i 5, trovi a fare male, Patino. Scusi, signor presentatore, non mi è chiaro. Ma gli etero, quali diritti non hanno? Scusi, non ho capito. Quali diritti dovrebbero richiedere gli etero di cui attualmente non dispongo? Non ho capito, scusi. Che cazzo? I am a human rights defender. I'm not... Oh, maschio bianco etero cis. Sai che spasso dirla lui? Adesso lei lo guarda e gli fa: sei classico maschio etero cis, maschio bianco etero cis, classico bro. Limited. Sodome defender. You are I am not limited for LGBTI. Lesbians, an gays, bisexuals, transgender. Che cos'è? Un'altra categoria? Che cos'è la bobona la guagua? And intersexuals. Con la quattro la bendera. Where's the H? Human rights. I told you earlier. I am a human rights. Ma perché non la fa parlare? Ma poverina, ma parla, ma di qualcosa anche te. Non stai dicendo niente, ma oh, ma sputagli in un occhio. Ma questo ti ha detto che ti ficchi le carote nel culo. Guagua, non la quattro la bendera. Qualcuno mi traduca poi per cortesia, non sto capendo. This group, there are different people who work on different things. Like he does something different, you know. I do something different. The final one.
Don't you think you need to interface? So that no, I have to pray for this young woman as I read the scripture for her. My daughter, I want to read for you a scripture. No, I'm afraid, Pastor. È un peccato che solo gli italiani possono godere della bellezza delle bestemmie. È un peccato, perché qua secondo me lei un paio l'avrebbe tirata, eh. Ma non sono niente cosa vanno a munnini. Robo shandara basikiria babababa. Attenzione, attenzione. Abbiamo un titolo di tutto rispetto, signore, abbiamo un titolo di tutto rispetto. Lui, credo sia lui, dice che gli omosessuali non dovrebbero essere uccisi o perseguitati in Uganda. Attenzione, questo è un titolo che fa riflettere, non è una cosa che dici, ma è ovvio, è un titolo che bisogna specificare, come della serie, ah, non devo uccidere gli omosessuali, cazzo, ecco dov'è che sbagliavo durante le mie giornate, ma... Porca puttana, vedi che facevo degli errori durante la giornata. Ragazzi, qualcuno mi traduce, non sto capendo un cazzo. Alright, on that note, we wind up and that ends the show. Ma che cazzo di intervista è? Ma che cazzo di intervista è stata questa qui? Devo trovare un canale che prenda la TV dell'Uganda, assolutamente. Ma assolutamente. Poi qui ce ne sono altre. Ah no, ma è la stessa, mi sa che è la stessa. Comunque ne voglio cercare altre perché secondo me sono straordinari, ragazzi, straordinari. Poi volevo vedere Tomodachi Stories, il Masseo, penso sia un'intervista al Masseo, l'ho vista al volo oggi, che ho visto uscito un video di Moccia che lo guardava, sono curioso anch'io. Gostri, grazie per i 10, mi trovi a parlare, va a dirlo. Maruche nei suoi video montati bene. Sono curioso, grazie, mi ho avuto mal di testa da ridere. Che vorreste avere come ospite a cena se potessi scegliere fra tutte le persone del mondo? Se si parla di personaggi ancora in vita, allora farò una normalata che è... Ma a me non deve volervi a cena. Io sono tutte le sere dal Masseo che facciamo sesso, è ovvio, scusami. Non è che deve volermi. Io sono in casa sua, viviamo in casa insieme. Cioè, se sceglie me è scontato, scusate, voglio dire. Cioè... È My Foxyland. Che non so chi sia. Una bellissima ragazza, proprio il prototipo di ragazza ideale. Per capire, conoscersi. Capire, conoscerci, fare sesso, mangiare qualcosa, fare sesso, vederci un film insieme, fare sesso, fare sesso, fare sesso. Vedere due cose insieme, mangiare cibo di qualità. Se proprio devo scegliere una cosa che possa leggermente interessarmi a livello proprio di conoscenza, nel senso di curiosità, ecco. Buona sega, signore supremo di qualsiasi cosa e qualsiasi essere, il nostro re supremo indiscusso, eterno ed immortale, come stiamo andandolo? Stiamo andando fatto bene. Fatto la pappa? Sì? Voglio ricordare all'esercito delle papere che comprime la sub è gratis, c'è lo sconto, quindi cosa cazzo state aspettando? Minore 3 vi si allunga il cervello, si diventa marmorei e belli sodi, vi cresce il pene, non si sa come però, e le donne diventano ninfe e divine e poi boh che ne so, mi raccomando fate la cacca. E la sub, che ci sono anche gli sconti fino a fine settembre, anche sul mio merchandising, tra l'altro. Probabilmente sceglierei Silvio Berlusconi. Ah così, vabbè. Secondo me ne ha da raccontare. Effettivamente, per far delle chiacchiere, secondo me con Silvio ti diverti, eh. Con Silvio, secondo me, a cena ti diverti, perché comunque di cose te ne potrebbe dire parecchie, effettivamente, eh. Diciamo la verità, a cena con Silvio delle chiacchiere te ne fai, perché sai quante minchiate della sua vita ti racconta, voglio dire. Se posso scegliere un personaggio che Giulia, non è grazie più per in tre, vita, tre parole, andrei probabilmente per o il Duce o Hitler.
perché volevo capire. Ah, ok. Mi stavo preoccupando. No, ragazzi, vi devo dire la verità. Anche io sono sempre stato un curioso storico e da storico curioso avrei sempre voluto parlare, far delle chiacchiere con Stalin e Hitler. Perché, nonostante abbiamo fatto delle cose orribili e siano il male del mondo incarnato in un uomo, ma sì, anche il pelato, però parlarci per capire il loro modo assurdo di pensare, cioè entrare nella mente di un pazzo, perché quei due erano pazzi, ragazzi, cioè Hitler e Stalin erano completamente pazzi, cioè voglio dire, parlare con un pazzo per vedere come ragiona da pazzo sarebbe stato curioso, secondo me. Sarebbe, secondo me verrebbe una chiacchierata interessante, nel senso che cazzo gli passava per... Sì, volendo anche il capovolto, però il capovolto non è rimasto impresso storicamente quanto il baffetto e il baffone. Gianluca, grazie per i 7, ben trovato per avere Valentino. La testa a questi. Piacerebbe essere famoso, ma lo è. Piacerebbe essere famoso, me lo avessi chiesto a 20 anni. Ti avrei detto sì. Seblix, grazie per il cerebro, tornare a parlare, Palatino. Non sapevo a cosa stessi andando incontro. Non sapevo che avrei dovuto rinunciare alla privacy, ad esempio. Non lo sapevo, ero ingenuo. Come facevo a saperlo? Non avevo mai vissuto una situazione del genere. Questa smania di apparire, perché sono sempre stato il ragazzo, no, un po' nell'ombra, un po' malcacato da tutti, non preso in considerazione, ignorato a quell'età, mi ha portato a dire no, non voglio più vivere in questa maniera e voglio che la gente mi veda. E però a distanza di anni ti direi, guarda, forse così famoso... Vi dirò la verità, magari sono io che... Cioè, vabbè, allora, la privacy casalinga, familiare e amorosa, quella è sacra. No, non è che sono stronato, sto ascoltando. Tonsile, grazie per i 10, mi trovo a parlare, Palatino. La privacy casalinga, familiare, amorosa, quella è sacra. Ma per il resto, vi dico la verità, io ci sguazzo in mezzo alla gente. Ma, seriamente, io ci sguazzo. Cioè, a me non dà fastidio. Io ci sto proprio bene in mezzo alla gente, non mi sento a disagio, non mi dà fastidio, a me io ci sguazzo proprio, quindi... No, Lessus è con carattere molto estroverso, io sono molto estroverso come persona, sono molto, non so come dire, potremmo definirmi una puttana da palcoscenico, se vuoi definirla. Jacopo, grazie per la sub, non trovo per male, Palatino, e io mi ci diverto un sacco in mezzo alla gente. Anche no. Ecco, forse così famoso anche no. Però è andata così, non è che si può cancellare. Silenzio! Il passato. Scusate il cane. Purtroppo. Non che mi dispiace, per carità di Dio, però ci sono situazioni che preferirei alle volte vivermi con meno ansia, con meno disagio. Ecco, sì, quello sì. Com'è un giorno perfetto secondo te? Allora, te lo spiego io com'è un giorno perfetto. Dunque, ti svegli verso ora di pranzo. E già è bello prestino. Appena sveglio, vai in cucina, ti fai un bel caffè macchiato con panna, vai al cesso, caghi per mezz'oretta, perché mezz'oretta per cagare serve, dopodiché torni sul divano, accendi la TV... Serie TV preferita, gameplay, un mio video, quello che vuoi, per altre 4-5 orette. Tutto questo naturalmente se si include che non c'è la fidanzata, perché se c'è la fidanzata tutto questo si fa con lei ovviamente. Dopodiché spuntino delle 4 del pomeriggio, uno spuntino un po' fresco, non proprio laido, qualcosa di fresco, di idratante, succoso. Poiché cazzeggi ancora, poi ora di cena, smerdata laida devastante, proprio perché non hai pranzato, quindi una cena da smerdata laida al burro, burroso unto.
vinello, dolce dolcetto, dopodiché si va di nuovo sul divano a riguardare la TV, si beve un po' e ci si addormenta sbronzi. Perfetto. Merda, com'è un giorno perfetto. Un giorno in cui riesco a fare tutto di produttivo. Un giorno tutto produttivo. Come me. E la tua live, ma patatino, Catipano, grazie per la sub, benvenuto alla parola male, patatino. Ma patatino, si intende che giorno perfetto è un giorno dedicato a te e alla tua privacy. È un giorno dedicato alla tua privacy, si intendeva, è ovvio, se no... Boh. Nel senso che magari, no, mi alzo presto la mattina, grazie per il tre, metto la parola male, patatino. Ti rimetti a dormire, a parte le puttanate, grazie per tutta la gioia che ci porti. Grazie per il patatino. Faccio due robe di lavoro... Non necessariamente vado in live perché quello non necessariamente vado in live e ci mettiamo dai su, ci mettiamo del divertimento sessuale di mezzo. È perfetto, una bella mangiata in un bel ristorante, no? Potresti fare questo concordo. Potresti convertire la laidata in casa con una laidata al ristorante e sala giochi. Sala giochi serale post laidata. E in cui si mangia di Cristo. Un'uscita a bere con gli amici. Sala giochi alcol, mi piace. Sala giochi alcol. Niente di più. Mi piace. Così, facile. Se tu sapessi che tra l'altro muore, cambieresti qualcosa nel modo in cui stai vivendo? Sì, ma perché nel momento in cui tu vieni a sapere che ti manca poco da vivere, ovviamente qualcosa nella testa scatta, 100%, ti scatta in automatico, non è qualcosa che puoi controllare. Ovvio, di esperienze ne ho fatte tante, ok? Soprattutto nell'ultimo anno. Cioè, cose che volevo fare e che ho portato a termine, in quel senso. Continuerei forse con più intensità, perché me la sto prendendo comoda, lo ammetto, però continuerei su questo cammino. Questa è una domanda, sinceramente, un po' scura come domanda. È una domanda un po' scura, perché io ho sempre pensato che avrei vissuto per sempre. Però non ho mai pensato come mi piglierebbe... Cioè, ragazzi, una cosa del genere ti fa venire un esaurimento. Impazzisci con una roba del genere. Diventi pa... No, Trimon, scusami, ho avuto dei cazzi da fare, scusami, patatino. Lo recupero o domani, insieme, se riesco dopo, patatino... Uno potrebbe anche avere un esaurimento, impazzire completamente, raga. Uno non è che per forza. O uno va in depressione, perché uno può anche andare in depressione. O la prendi bene e ti godi la vita, o impazzisci. Sono quelle tre le opzioni. Non ho quelle tre le opzioni. Ti deprimi, spendi tutti i soldi che hai per goderti la vita, o impazzisci. Il problema è che se impazzisco io con le cose che so, faccio saltare in aria tutta la città, e che è un problema. Quindi è meglio che io non impazzisca. Tanto... Ma non è un problema, perché tanto, comunque, io intendo vivere per sempre. I am immortal! Si mangia il cavallo da noi? Perché tu lo cavalchi? Da voi i cavalli si cavalcano? Ma dai, che pratica barbara, cavalcare un cavallo. Poverino, senza consenso peraltro. Gli hai chiesto il consenso al cavallo? Siamo nel 2022. Senza consenso i cavalli non si cavalcano. Io rimagno, faccio prima. Questo sentiero di portare a termine cose che voglio veramente fare prima di... Se avevo una compagna di classe che lei faceva equitazione, la facevo sempre incazzare perché dicevo che cucinavo le bistecche di cavallo e nitrivano ancora nella padella. La cucinavo e facevano... lasciare questo mondo. Ad esempio, posso fare un esempio stupido, no? Prendere brevetto di paracadutismo. Questa è una cosa che voglio fare assolutamente. Cose del genere, no? Che devono essere pazzie, follie di mezza stagione. Così, robe così. Ti attacchi 50 serie di bombe, entri in Vaticano. Porco de... No. Naturalmente sto scherzando. Esperienze, insomma.
Il video Edoardo rivela quello che è stato per te un grande peso per gli ultimi anni. La perdita della verginità ha reso la tua vita migliore. Guarda, per me questa cosa qui, io sinceramente la trovo ridicola. Cioè, le persone che si fanno dei complessi perché non hanno messo un pene in una vagina. Non fatevi complessi, ragazzi. Non fatevi complessi perché non avete ancora messo un pene nella vagina, perché fidatevi, mettere un pene nella vagina non cambierà un cazzo di niente nella vostra vita, letteralmente un cazzo di niente, è solo un pene in una vagina, non vi migliora qualitativamente, non vi rende persone migliori, non vi rende persone più mature, avete solo fatto così col vostro pene dentro una vagina, quindi... Allora, allora, lavorativamente parlando, no. Vabbè, per forza. E dopo. Mi spiego meglio. Se una volta, quando lo ero, no? Vergine, avevo occhi solo per la carriera, avevo occhi, mi concentravo solo sul lavoro, io riconosco che nell'ultimo anno ho proprio... mi sono lasciato andare, nel senso che non mi sono più impegnato come mi impegnavo un tempo. Perché naturalmente, una volta entrato lì da dove sono uscito, attenzione. Non dallo stesso buco. Però. No, questa è uscita veramente di merda. Non dallo stesso buco, io spero. Sennò parte Sweet Home Alabama. Una volta entrato... lì dentro, no? Non esci tanto facilmente. Dipende dalla potenza della presa vaginale. Effettivamente, se lei l'ha allenata e te lo squizza, tu... Oh Cristo! Ridammelo! È mio! Ridammelo, stronza! Nel senso che rimane il pensiero fisso dopo un po', no? La figa, scopare. Quindi sei distratto, vuoi viverti la vita... Una vita che io personalmente ho vissuto gran poco fino adesso, socialmente parlando. Naturalmente sul web ho vissuto tantissimo, quindi lavorativamente parlando sono ultra maturo, no? Per quanto riguarda il mio settore. Naturalmente sono un adolescente, un ragazzino, se si parla di andare a rimorchiare, finire a letto con le ragazze, eccetera, eccetera. Non... È una roba tutta nuova, quindi sai, il fascino del nuovo, no? Sì, devo essere sincero, un po' mi ha rovinato sotto l'aspetto lavorativo. Rovinato. Sarò sincero, effettivamente a 34 anni, vi dico la verità, a 34 anni tutta quella spettacolarità, quell'emozione del nuovo, tutte quelle cose a 34 anni passano. Cioè, nel senso, per dire, se a 18 anni racconti a un tuo amico... che hai fatto sesso, il tuo amico ti dice no, ma con chi? Con quella? È stato bello, dai! Cosa avete fatto? Che posizione l'hai messa? Cioè, se a 34 anni vai da me e mi dici ho trombato, e ti dico bravissimo, andiamo a bere? Nel senso, a 34 anni... No, non è che è fine dei giochi, è che sono cose che comunque sono già anni e anni che senti, barra che fai, e quindi non è che... Cioè, nel senso... Anche, per dire, a 16 anni, se ti sbronzi, oh, ti sei sbronzato, oh, oh, cioè, se lo fai a 34 anni, ti sbronzi, ti dico, bravo, cioè, nel senso, quindi, effettivamente, non so come dire, non è che perdi il gusto, è che l'hai già fatto, l'hai già visto, cioè, per anni e anni, quindi non hanno più quel fascino che avevi quando eri ragazzino, capito? Ci sono nuove cose che ti affascinano a 34 anni, cominci ad apprezzare magari altre cose, ti interessano nuove cose, nel senso... Però quelle cose lì, cioè, non diventano più... No, ma non hai capito, non ho detto 70 anni. Perché a 34 anni vivi altra roba. Anche perché nella vita non c'è solo alcol e figa. So che sembrerà strano. So che molti di voi ancora non lo sanno, ma... Non c'è solo alcol e patata nella vita. C'è anche altro. E quindi pensi ad altre cose. Poi, dai, mi ha distratto. Mi ha distratto. Ti capita mai di sentirti solo? Tante volte, certo. Tante volte, ma sai, sono stato solo per tanto tempo, tanti anni. Non dico che ci ho fatto l'abitudine. Ho imparato a conviverci con la solitudine.
Quindi tante volte mi ha pesato nella vita essere solo. Poi c'è stato... Poverino, c'ho voglia di abbracciarlo adesso. Un click, ho detto, ma guarda, non è poi così male stare per i cazzi propri, non è poi così male chiudersi ogni tanto e riflettere fa bene, secondo me. Ti dirò, qualche anno fa, certamente, la soffrivo tantissimo, la solitudine, ed è stato uno, appunto, dei fattori che mi ha portato a intraprendere questa carriera, però alla fine del giorno, crescendo, ho capito che non è poi così male. Soprattutto in questa società. Io vi dico la verità, non ho mai sofferto di solitudine. Perché io nella mia vita... Due volte mi sono fidanzato, solo due ragazzi, perché e io adesso con Naomi sto benissimo e vi dico la verità, non pensavo che avrei trovato una ragazza con cui stavo bene, cioè Naomi penso sia un'eccezione perché lei è stata un'eccezione per me, perché io sono sempre stato da Dio per i cazzi miei ragazzi, da Dio. Cioè, ripeto, con Naomi è un'eccezione perché con Naomi sto benissimo e non me l'aspettavo neanche io di trovare una ragazza che stava così bene. Però, a parte un attimo lei, escludendo un attimo lei dall'equazione, io da solo ragazzi stavo da Dio. Mi facevo tutti i cazzi miei, nessuno che mi rompeva i coglioni, nessuno che mi diceva cosa devo fare. Ragazzi, io quando ero single andavo al mare da solo. Avevo i miei amici lì, che ogni tanto la sera venivano, mi facevo i cazzi miei, io prendevo, bevevo il mio caffè alla Sambuca, andavo in spiaggia, mi facevo il mojito, stavo per i cazzi miei, andavo a pranzo senza nessuno tra i coglioni che mi parlasse delle sue stronzate, tornavo in spiaggia, mi facevo... I cazzi miei! Poi la sera mi vedevo con gli amici, che la sera i miei amici erano romagnoli, quindi loro lavoravano d'estate. Mi vedevo la sera, cazzeggiavo, andavo a letto. Ah! Straordinario! In cui le persone cercano di conoscerti per il personaggio. Così sembra che non ci vuoi stare. No. Io non dico bugie. Io l'ho sempre detto. Mica grazie per il noto, mi trovi a parlare male, Patino. Anche perché, guarda, io ritengo che sia molto più affidabile stare con una persona che ama stare da solo, perché se ti sceglie vuol dire che ritiene che stare con te sia meglio che stare da solo. Perché se tu ti metti con una persona che non riesce a stare da sola, magari si mette con te solo perché non riesce a stare da sola e quindi ti usa come rimpiazzo emotivo. Quindi guarda che conviene molto di più stare con qualcuno che sai che starebbe bene anche senza di te, perché vuol dire che se sta con te vuol dire che è perché sta meglio. Ah, giù, non per la persona, è un po' da regolare questa cosa, da farci un bel radar e capire chi, e fare una scrematura di chi ti si avvicina, ecco, in questi sensi. Quindi sì, preferisco stare solo che circondarmi di persone che vogliono starmi vicino solo per interesse. No, io no, Masseo, tranquillo, io sono già famoso, quindi io ti amo per come sei. Se tu potessi cambiare qualcosa nel mondo in cui sei stato cresciuto, quale sarebbe? Che rapporto hai con i tuoi genitori? Oh, madonna, che casino. Niente, in realtà, di come sono stato cresciuto forse, guarda, forse l'unica cosa, perché me lo dice anche spesso mia madre, che si pente, no, di questa cosa, è non avermi fatto da piccolo far i vaccini, no? Suonare uno strumento musicale. Sono quello. Dac, grazie per il treno. Oppure, dalla mia parte, mi verrebbe da dire non avermi fatto praticare di più qualche sport. No, in realtà da piccolo ho fatto. Adesso che ci penso, equitazione. Ero veramente piccolo. Cavalcava anche lui le bistecche. Nuoto, naturalmente, sì, tanto. Anch'io nuoto. Ma sport tipo di gruppo, non individuali, di gruppo non li ho fatti. Cioè, tipo il calcio. A calcio ho iniziato a giocare molto tardi.
per mia decisione sono andato e mi sono iscritto. Ecco, l'unica cosa, questo, probabilmente. A livello attuale sarei meno individualista, forse. Però per il resto, come sono stato cresciuto, lo auguro a molti. Magari uno dice, vedendo, no, i miei comportamenti, dice... ah bah, questo è stato cresciuto male, è maleducato, eccetera eccetera. Ci sono diventato io poi perché sono una testa di cazzo maleducato. Non c'è nulla da che possa rimproverare ai miei genitori. Ma sinceramente io una cosa che non direi mai di Edo è che è scortese, sinceramente. Con me è stato gentilissimo, è stato apertissimo. Gli ho chiesto delle cose a inizio della mia carriera, ma ha sempre risposto in maniera molto carina. Quando sono andato a trovarlo al Milano Games Week è stato gentilissimo. Quindi io una cosa che non direi mai del Masseo è che è scortese, però... Oh. Assolutamente, sono stati, penso, perfetti quasi. Forse anche troppo. Cioè, non hanno sbagliato mai un cazzo, proprio a memoria. Non hanno mai sbagliato niente. Sono in ottimi rapporti con i miei genitori, in realtà. Mia madre ogni tanto mi dice le solite cose, no? Da madre. Ah, ma potresti moderare il linguaggio. Non bestemmiare di qua e di là, di su e di giù. Mio padre invece è molto inserito nel mondo... Le mamme. Del web. Segue molti colleghi, compreso me. Mi tiene aggiornato su quello che fanno gli altri, mi tiene aggiornato sui miei numeri, perché io ormai è da un paio di anni che non li voglio più vedere, però c'è sempre lui. Sapete che, Franci, grazie per aver fatto una sabatina, sapete che effettivamente ho notato che molti streamer hanno il complesso del numero dei spettatori? O almeno non so se intendeva quello lui, metto le mani avanti, non so se intendesse quello, però molti streamer hanno il complesso del numero degli spettatori, perché effettivamente ti viene ansia quando cala il numero, dici oh mio Dio sto sbagliando qualcosa, ti prende male. Lui che me li ricorda, il bastardo. Qual è il traguardo più grande che hai raggiunto nella tua vita o il tuo più grande risultato? Patatino caro. Patatino, scusami, grazie per dire. Beh, non è una cosa pubblica. Il fatto di essermi riuscito a... Sarà una cosa stupida, per carità. Materiale, ma poco mi importa. Essere riuscito tramite il mio lavoro a permettermi di comprare... un'automobile che non uso spesso perché è un'auto vecchia, che mi è sempre piaciuta e che è lì. Perché sembra Calvin Harris quando parla col tono di voce? Ogni tanto me la vado a godere, tutto qua. Questo secondo me è uno una delle più grandi soddisfazioni che sono riuscito a togliermi per il momento. Anche perché questa cosa ha reso felice sia me che mio padre, perché anche lui è un appassionato. Auto vecchia, la Lamborghini. No, non lo so. Non lo so che auto abbia, non ho idea. Non lo so, non l'ho mai visto in quindi, auto. Quindi sono contento di questa... può essere una minchiata. Alla fine il numero fa parte del vostro lavoro come un avvocato, guarda quanti processi ha fatto. Sì, ma sai qual è il problema? È che se gli spettatori calano e tutti dei primi, gli spettatori calano ancora. Perché ovviamente uno spettatore interagisce in maniera maggiore se lo streamer è attivo, spigliato, allegro. Se lo streamer si deprime è più complesso accumulare spettatori. Quindi capisci, è un circolo vizioso, diventa un problema. Devi riuscire a sbatterti nel cazzo, il che non è sempre facile né scontato. Non è così ovvio, . Magari per alcuni, no, limitarsi a un bene materiale, però... Oh. È una grande soddisfazione. Non chiedetemi l'auto perché non ve la dico, sono cazzi miei. No, ma quando mai? Qual è il tuo più grande rimpianto? Non essere gay per stare con me, lo so. Eh beh, qual è il mio più grande rimpianto? Probabilmente... Non so se sia... guarda, a livello attuale forse
E penso che sarà sempre essermela giocata male con la famosa ragazza Beatrice, l'ho chiamata, no? Anche se... Non dovrebbe essere un rimpianto, Edo. Non dovrebbe essere un rimpianto, sai perché? Perché gli errori del tuo passato ti hanno portato a essere quello che sei. Se non avessi fatto quegli errori, magari tu ora non saresti qui. Non saresti ciò che sei. Magari te la saresti sposata, avresti trovato un lavoro d'ufficio e avresti fatto una vita completamente diversa. Esisterà un universo parallelo in cui l'hai fatto, probabilmente, ma non bisogna avere dei rimpianti, perché se riesci ad avere successo nella vita, tutte le cose sbagliate e giuste che hai fatto nel passato ti hanno portato ad avere quello che hai. Di conseguenza, io non ho nessun rimpianto. Se non è il suo nome. Essermela giocata male con lei, perché in gran parte la colpa è anche mia. Poteva andare meglio, diciamo. Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso che da quell'esperienza andata male è scaturito tutta una voglia di rivalsa che mi ha portato dove sono oggi. Per carità. È partito il Veneto, però, il Milanese. Sì, è sempre un grande rimpianto. Quella situazione. Qual è il tuo ricordo più bello? Oddio, ma ne ho troppi, come faccio? Ne ho troppi di ricordi belli. Oh mio Dio, come faccio? Ne ho tantissimi. Ma non riesco a trovarne uno migliore. Ne ho un sacco. Ma ne ho tantissimi, cioè... Stiamo... Quanto hai catturato Mewtwo? C'è stato, possiamo dire, il ricordo romantico è quando mi sono fidanzato con Naomi. Il ricordo d'amicizia, la gita scolastica. Il ricordo lavorativo è stata il primo gameplay insieme a voi di Resident Evil, no, di Among Us, di Resident Evil, il primo gameplay su Twitch. Quindi ce ne sono tanti di ricordi belli. Come faccio? No, io invece tendo a ricordarmi solo le cose belle. Io odio le cose brutte. Io non voglio ricordare le cose brutte. Perché secondo me la vita è troppo breve per pensare alle cose brutte. Cioè proprio non ho il tempo di essere triste. Non ho né il tempo né la voglia di essere triste. Cioè la vita è troppo veloce, la vita è troppo breve. E essere tristi e odiare richiede troppo sforzo. Non ho proprio né il tempo né la voglia di essere triste ed essere scazzato. Voglio solo essere felice e allegro. È l'unica cosa che mi interessa. Probabilmente, sai, da piccolo avevamo in giardino questo laghetto in fondo, un laghetto piccolo, in cui c'erano moltissime bestie, tra cui rane, bisce, insetti acquatici, come gli scarabei, queste robe qui. E mi ricordo che mi divertivo a catturarle e poi a liberarle. Tipo Pokémon. Sì, mi ricordo che ero veramente felice e spensierato. Questo è la bambina. Probabilmente il ricordo più bello, dato dalla felicità e spensieratezza, che poi anche il brivido, no, della caccia che mi trasmetteva, che mi trasmette ancora, questo ricordo. Presumo sia quello. Ma io non è che lo faccio apposta, cioè a volte anche Naomi pensa che io sia pazzo, ma io non è che lo faccio apposta, cioè io ho proprio la propensione ad essere allegro, cioè anche quando mio nonno è morto, mi pare circa il 17 luglio scorso, se non ricordo male il 17 luglio scorso, perché ve lo disse addirittura in live che l'anno scorso, mi ricordo che saltai la live quel giorno perché mio nonno morì, io mi ricordo che al funerale di mio nonno io guardai mio padre e gli dissi: pensa alla nonna, è stata tranquilla 4 anni, adesso il nonno che è morto è andato a rompergli il cazzo in paradiso.
Non è che lo faccio apposta, è che mi viene da essere allegro, non ci riesco. Cioè, io riesco a fare le battute anche nei momenti tragici, ma non è che lo faccio perché non sono sensibile. Lo faccio perché trovo il lato positivo delle cose, cioè, Cecil, grazie per l'anno, mi trovi per male, patatino. Ah, che scemo, guarda che ha riso tutti, eh. Ha riso mio padre, ha riso mio zio, ciao, ha riso Andrea, mia cugina, ha riso volevo tutti, ringraziarti per le serate passate assieme a te e su Twitch. Mi distrai dai problemi che mi circondano come una unione, da unione civile, finita dopo 4 anni splendidi. Mi spiace, patatino, la tua allegria e la tua risata sono contagiose. Grazie mille per i 400 circa, Tino, ti mando un abbraccione. Che ruolo hanno nella tua vita l'amore e l'affetto? Porco Dio. Perché? Perché, scusami? Perché? Non è una domanda così. Perché? Porco Dio. Azza! Abbiamo toccato un nervo scoperto qui, eh? Che ruolo hanno nella mia vita l'amore e l'affetto? È una risposta difficile da dare, perché in realtà amore e affetto, sai, è una situazione un po' particolare, la mia, sotto quell'aspetto, no? Nel senso, io vado in terapia e spesso mi viene detto che... e mi dà fastidio questa cosa, non so perché, ma mi dà veramente fastidio. Mi viene detto che sono tanto sensibile, no? E amore e affetto vanno a braccetto con la sensibilità, secondo me. No? Ed è tutto un... non so da dove cazzo mi sia uscita l'idea che tutto ciò sia sinonimo di debolezza. No, non è vero, non è assolutamente vero. La sensibilità non è sinonimo di debolezza. È chiaro che dipende quanto sei sensibile. C'è un livello, cioè nel senso c'è un livello massimo oltre il quale si diventa esagerati, però... Se uno è sensibile, ci sta. Dai, ragazzi, già nel 2022, cioè, ragazzi, ricordatevi sempre. Il mondo sarebbe un posto migliore se gli uomini ammettessero che piangono e le donne che si masturbano. Questa è filosofia. Guarda che non c'è nulla di male, non c'è nulla di male nel... Guarda che non c'è nulla di male nell'essere sensibile, eh? Non c'è nulla di sbagliato, è che dipende quanto lo sei. Se lo sei troppo è un problema, ma perché non ti vivi la vita, cioè nel senso, essere troppo empatici diventi pazzo, cioè essere troppo empatici ti viene un esaurimento, non puoi, cioè bisogna lavorare sulla troppa, perché... C'è questo problema al giorno d'oggi che la sensibilità viene sempre elogiata, ma non si dice mai che se uno è troppo sensibile è sbagliato. No, cioè c'è un limite massimo. Le cose vanno fatte con equilibrio. Le cose devono rientrare in un range di equilibrio. Sensibile va bene, troppo sensibile non va bene. Freddo ci può stare, troppo freddo non va bene, cioè le cose vanno fatte in un range, bisogna che siano equilibrate. È un'idea che mi sono fatto da solo negli anni e che non riesco a togliermi sinceramente dal cervello, quindi non ho un gran bel rapporto con affetto e amore, non ne do più di tanto. Se non ha pochi amici. Se ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri e meno pene. E il mondo ne sarebbe assai più bello. Ah. Ok, ma adesso siamo davanti alla corte di assisi e lei è imputato di 16 omicidi. Buon rapporto con l'affetto e l'amore. Ho capito la citazione. Ma ci lavoreremo anche a questo e capiremo il perché. Sei contento della tua vita fino ad ora? Ah, tutto sommato, sai cosa? Sì, di sicuro non posso lamentarmi, eh. Di sicuro non mi posso lamentare. Va bene,
lavorativamente parlando e anche ultimamente a livello di, no, socializzare con gli altri, va meglio, ecco, sotto quell'aspetto. Non riesco ad esserne soddisfatto appieno. Grazie per gli 11, entrò ancora male. Ecco, vorrei essere più soddisfatto della mia vita, perché sono stato sculato. Sono fortunato, no? La fortuna c'entra il giusto, eh. Qui si tratta più di abilità che di fortuna, eh. La fortuna c'entra il giusto, qua si tratta più di abilità. La fortuna è la risposta umile e ci sta. Ci sta la risposta umile, ma qua è abilità, non è fortuna. E alle volte me lo dimentico. Me lo dimentico. Di essere fortunato, di avere una casa che è mia. Addio! Essere indipendente. Potermi permettere una vita più che agiata. Non avere problemi di salute. È che vuoi più di così? Sempre che tipo avido, voglio sempre di più, sempre di più. Vabbè, ma quello anch'io, non c'è nulla di male, sinceramente. Non è per voler dire, però non credo ci sia nulla di sbagliato se una persona ambisce ad avere più cose. Cioè, l'ambizione fa parte dell'essere umano, voglio dire. Fino a quando non fai del male a qualcuno per le tue ambizioni, why not? Perché io non dovrei voler avere 100 milioni di euro sul conto corrente? Cioè, chi non li vorrebbe avere? Quindi perché? Perché no? Non ci vedo nulla di male. Cioè, fino a quando non fai del male a qualcuno, o fino a quando quello che fai non danneggia qualcun altro, perché uno non dovrebbe voler di più? Sempre di più. Non riesco a accontentarmi, voglio di più. No, ma avido è chi si tiene tutto e non condivide un cazzo. Ma, cioè, voglio dire... Più. Di più, di più e di più. No! Ecco, vorrei accontentarmi alle volte, sì. Non ti basta un milione? Ma che? Un milione mi ci compro una villa di 1000 metri quadri, li ho spesi tutti. E poi come vivo, scusa? Questo sì. Carino, carino questo video. Molto, molto carino, molto... Grazie.